Grazie di cuore a tutti i presenti. Non è mancata la notizia alla conferenza per gli auguri di Natale del presidente del Veneto Luca Zaia, quella di una delibera che tenga gli ospedali aperti di notte per ridurre la lista d'attesa per gli esami. Ha tutta l'aria di essere un regalo in fase embrionale da mettere sotto l'albero da parte della giunta di Palazzo Balbi. Abbiamo una delibera pronta, adesso detta così è cruda, però posso dire che insomma, ci sono delle ore nei quali c'è spazio, c'è tempo, ci sono parcheggi, non c'è confusione e le macchine non lavorano. Ma il personale ci sarà di notte disponibile, visto che ci sono delle riduzioni di organico? Ma guardate, noi stiamo ragionando su questo e io ringrazio gli operatori del mondo della sanità che sono eccezionali. Hanno pazienza, professionalità e vanno ringraziati fino in fondo. E anche su questo fronte siamo disponibili a fare un ragionamento. Direttori generali, ancora nessun nome, però saranno profili di massima competenza. Dovremmo leggere i curricula noi giornalisti. Beh sì, guardate, io sto facendo una scelta che in capo a me, la cui responsabilità è in capo a me, la farò sulla base dei curricula, sulla base delle storie personali, anche perché poi quando ti trovi di fronte a un paziente devi dare risposta, non è che puoi dire che è amico di Tizio, di Caio, il direttore generale. Questo è quello che voglio fare, abbiate ancora qualche giorno di pazienza, la prossima settimana renderò nota la lista dei nominati. Un'ora in cui Zaia ha ripercorso un anno di lavoro tra le difficoltà di una disoccupazione incalzante, la fine della cassa integrazione, una prospettiva destinata a non invertire la rotta breve e con un occhio al nuovo assetto politico nazionale. Qual è il governo nazionale del futuro che lei auspica? Beh, un governo del nord, un governo che porti e riequilibri questo paese, dove una regione come la mia paga 16 miliardi di tasse e le lascia a Roma per pagare gli sprechi degli altri, dove se si applicasse il costo della spesa pubblica del Veneto a tutta Italia avremmo un risparmio di 28 miliardi di euro. Tornerebbe a Roma? Ma perché? Non so, in veste di parlamentare o di ministro. No, guarda, e voi escludete queste cose anche perché io ho scelto di lasciare un ministero, penso di essere l'unico caso nella storia della Repubblica, per fare il Presidente della Regione. E al ministero mi divertivo, per cui se sono venuto qui vuol dire che ci credo fino in fondo. Né Bersani né Monti, dice, non è questione di giacchetta, ma di uomini che non affamino il Nord. E se sull'Alleanza Nazionale PDL Lega rilancia la palla segretario generale Roberto Maroni, in casa non teme transfughi e rimpasti obbligati.